Volto disteso ma anche concentrato, soprattutto pochi fronzoli, anche perché di tempo ce n'è poco. Luciano Zauri torna sulla panchina del Pescara e domani ridebutta l'Adriatico contro il Grosseto. Un pensiero a chi ha sostituito Gaetano Auteri, sollevato dall'incarico martedì mattina. E poi le prime belle sensazioni. Tocca a me e me la godo, se permettimi il termine. Volevo ringraziare il presidente, il direttore Matteassi, insomma, per la grande occasione che mi è stata concessa. Rivincita assolutamente no, per Pescara per me è la seconda casa, per cui per me è una grande opportunità, è un grande onore, l'ho detto tempo fa, 2 anni fa, lo ribadisco oggi, per me stare qui è un sogno, quindi sono assolutamente felice. La mente è tornata subito ad alcune di quelle dinamiche che lo spinsero alle dimissioni 2 anni fa, contrasti con alcuni senatori, tipo Memusciai, che sono ancora nello spogliatoio del Delfino, ma Zauri chiarisce, tutto superato. Adesso non voglio apparire un po', semplificare la cosa, ma credetemi che non c'è stato niente, nel senso che un allenatore fa delle scelte, il giocatore può ovviamente non accettarle, ci sono delle frizioni, ma è finita per quanto mi riguarda dopo 2 secondi. Ti anticipo anche con Cristiano che oggi è il mio secondo, cioè, credetemi che è più il vivere in quel momento dove chiaramente non era semplice stare lì, ma attualmente le cose vanno splendidamente e quindi non vedo che sia domani la partita per ripartire, dai. Come sta la squadra e quali i margini di miglioramento? Zauri la vede così. Ma allora, la squadra sta bene, è una squadra di aprile, di quasi fine campionato, quindi dei piccoli acciacchi da smaltire, di partita in partita, ma la squadra sta bene, e ha voglia di fare, mi auguro che domani da subito si veda questo suo spirito. Ho trovato una squadra che vuole dimostrare comunque di fare bene, di provare a scalare una posizione, quindi di fare bene queste 3 partite qui. Quanto riguarda me è chiaro che sono diverso, altrimenti vuol dire che sarei stato in giro a perdere tempo, no? Ho studiato, ho letto, ho guardato, quindi l'esperienza, l'esempio che ho fatto prima, quindi insomma ho aggiunto qualcosa, spero, e quindi insomma qualcosina in più, oltre agli anni, insomma qualcosa nel cervello spero sia entrato. Zauri fa intendere che Pontisso giocherà in cabina di regia, sarà una delle novità, con Pompetti e uno tra Derisio e Diambò, mezze ali. Davanti a Sorrentino spazio per Zappella, Ingrosso, Drudi e Frascatore, favorito quest'ultimo su Veroli e Nzita. In avanti Dursi, Ferrari e Clemenza, dall'altra parte un Grosseto ultimo e per questo bisognoso di punti per entrare in zona play-out. Il tecnico a Genova Maurizi convoca Peretti che andrà in panchina, out Boccardi, Moscati e Scaffidi, in avanti spazio a Capanni e Nocciolini. È normale che domani affrontiamo una squadra importante, formata da calciatori importanti, ma questo per noi deve essere motivo di soddisfazione e di stimolo e per confrontarci con una realtà diversa a livello di esperienza, a livello di presenze in categorie superiori e nella stessa categoria, molte presenze in C, tante presenze in B. E per i calciatori questo deve essere, per me tecnico e per i calciatori, deve essere un motivo di grande stimolo. Inoltre abbiamo un altro obiettivo, che è quello che abbiamo esigenza di fare punti.